Si è aperta qui al Campo Volpe la nuova stagione sportiva della Salernitana targata Torrente 2015-2016. L'ex trainer di Bari e Cremonese ha fatto sostenere Granata il suo primo allenamento. Il protagonista in principal modo è stato il pallone, tanto è vero che è stata sostenuta una partita a ranghi misti tra le varie formazioni Granata, al momento ricordiamolo piuttosto scarna in quanto è comprensa di circa 18 elementi, ma anche se in questo pomeriggio è assente Moro. Particolarmente attivo in questa partitella è stato Pestrin, tra l'altro anche sollecitato dal trainer Torrente a non tenere troppo la palla ma nel dettare scambi precisi e veloci. Si è subito evidenziata l'impronta da parte di Torrente, in questo senso ha subito sollecitato i ragazzi, li ha richiamati più volte a scambi veloci, rapidi, non troppo fraseggiare con il pallone. In questo senso abbiamo visto un Pollace, nuovo acquisto, ricordiamolo che è stato ufficializzato proprio questa mattina, particolarmente reattivo, si vede sin da subito che il ragazzo ha delle qualità, vedremo se nel corso del campionato saprà mantenere le premesse. Curiosità, è presente Cristea, l'ex attaccante della Dinamo, non è attualmente tesserato per la Salernitana, dovrà cercare di convincere Torrente sia in questi allenamenti ma soprattutto nel corso del romitaggio estivo che ricordiamo inizierà domenica e si svolgerà a Cascia, quindi in provincia di Perugia. Diversi tifosi presenti, sono circa una trentina che hanno sostenuto i Granata, ricordiamolo che quest'oggi un po' a sorpresa si è svolto l'allenamento a porte aperte, senz'altro un fattore positivo che aumenta l'entusiasmo in vista di un ritiro che si presume almeno sotto da un punto di vista di temperatura piuttosto caldo, perché in effetti qui sta facendo davvero molto molto caldo. Ricordiamo infine gli ultimi appuntamenti, la Salernitana domani sosterrà le visite mediche al check-up, parte del gruppo invece si recherà a Eboli per il classico allenamento atletico in compagnia di Scarpellino che ricordiamo è rientrato nei ranghi. Nel pomeriggio stesso discorso, allenamento qui al Campo Volpe, si spera sempre a porte aperte, dopodiché la Salernitana sabato pomeriggio partirà alla volta di Cascia per sostenere il ritiro estivo.